Avete fatto le prove una mano, cercate proprio oggetti abbastanza in alto, prima una mano, poi l'altra mano, non tutte e due le mani insieme. Quindi una mano per volta. Fatemi vedere bene come lo fate, mi serve un occhiale più potente. Ok, andate veramente ad osservare come lo fate. Perfetto, e poi andate giù tutti distesi. Ricordatevi, allora aspettate un secondo, non andate ancora giù. Ricordate, provate a ricordare una cosa, non lo fate più, ma cercate di ricordare su qua, tornate in piedi, anche tu Franca Paolo. Quando andate con la destra a prendere un oggetto che sta in alto a destra, qual è il piede che si solleva e qual è il piede che può stare a terra? Andate, provate a osservare. Fate una mano alla volta in modo che potete decidere un piede e non tutti e due i piedi. Ok? E poi fate l'altra mano e osservate quale piede può stare a terra e quale, cioè qual è che porta il peso. Abbiamo fatto l'altra lezione, vi ricordate che era su quale piede portava il peso per girarsi, e adesso fate la stessa cosa per andare a toccare una. Ricordatevelo. Ok, e andate giù distesi. Tu Enrico, su quale piedi appoggiavi? Se vado su quella destra, alzo Eh? questo, Quindi il destro appoggio sul sinistro. sul sinistro. E quando vai su con la sinistra? L'opposto. L'opposto. Tu? Sì. Sempre il piede opposto. No, Quindi no, no, lo stesso piede. lo stesso piede. Sinistra, Quando vai destra, su sinistra, sollevi il destra, destra. sinistro, quando vai su con la mano sinistra sollevi il sinistro e quando vai su con la mano destra sollevi il destro. Ok, cosa facevi tu, Daniela? Ah, me lo dite dopo. Dai, visto che non c'è il microfono, me lo dite dopo. Mi direte chi ha cambiato idea su quale piede si alzava. Però c'è una predominanza del detto. Ok, sentite come state sul pavimento. Provate a ricordare quanto vi siete sforzati per andare a toccare un oggetto in alto. Vi siete goduti il tentativo, la prova? Avete provato a fare meno sforzo in modo che il cervello potesse, in una condizione di riposo, andare a vedere cosa faceva? Poteva provare con calma? O avete forzato, avete tirato il collo, avete smesso di respirare? Cosa avete fatto? Io sono tremata. Allora, nel Feldenkrais le risposte solo con te. E funziona così il Feldenkrais. Io faccio domande, però sono per tutti e ognuno risponde per se stesso. Beh, non mi sono Anche dimenticata tu di dico a dirti voce alta. mai a voce alta. Ah, Ok, ok. è la prima lezione dell'anno di Feldenkrais, e quindi perché le domande saranno tantissime. Ok, ora. Mettete le gambe allungate tutti quanti e andate con il braccio sinistro indietro appoggiato come sul pavimento, morbido, il dorso sta sul pavimento e fate come, siamo per terra, quindi non andremo in su verso l'alto, ma andremo in questo caso verso destra. Quindi andate leggermente con il braccio sinistro verso destra, come per prendere, tutto il braccio sta appoggiato quello che può sul pavimento e semplicemente lo fate scivolare verso destra, come se doveste prendere un oggetto che sta lì alla vostra destra. Poi tornate indietro e sentite come lo fate. Il braccio è sempre giù sul pavimento. E ruota verso destra e ritorna indietro, sempre a contatto col pavimento. Allora il braccio rimane per terra, va verso destra con il dorso sul pavimento e poi ritorna indietro. Non torna giù verso il fianco, ma rimane come lì sulla sinistra, va verso destra e torna indietro. Ok, come se doveste andare a prendere un oggetto, non sollevate il braccio, ma lo andate a prendere. Ok, fermate il braccio destro, lo portate giù lungo il fianco e ora provate a fare la stessa cosa con il braccio destro, quindi lo portate su vicino alla testa, ok, e andate con il braccio destro verso sinistra, leggermente così, e poi tornate dove
vicino alla testa. Quindi faccio un po' il tergicristallo con il braccio destro. Il tergicristallo con il braccio destro. Allora, ce l'hai qua, vai semplicemente a prendere un oggetto là e torni qua, così, poco, quello che riesci. Ok, ora piegate, riportate il braccio destro lungo il fianco, ripiegate le gambe, mettete i piedi in appoggio e rifate la stessa cosa con il braccio sinistro prima, quindi portate il braccio sinistro vicino alla testa, lì a sinistra, e fate il tergicristallo, nel senso che andate a portare scivolando con il dorso della mano sul pavimento, il braccio sinistro verso destra e poi ritornate da dove l'avete fatto partire. Io consiglio di farlo molto piccolo e di osservare quello che fate, come lo fate, se esagerate, se state già tirando il collo, le spalle e se potete osservare quello che fa il resto di voi mentre voi fate questo movimento. Poi riportate giù questo braccio qua lungo il fianco, fate la stessa cosa col braccio destro, quindi lo portate a fianco della testa, lasciate il dorso e il gomito giù sul pavimento. Se il gomito si solleva tanto dal pavimento, fatelo più piccolo, vuol dire che la spalla è tutta irrigidita e voi non riuscite, quindi fatelo piccolissimo, pochi centimetri, in modo da riuscire a sentire cosa fate con il corpo. Cercate di ricordare quello che state facendo per fare questo movimento. Cosa del resto di voi vi sta aiutando, vi sta muovendo per fare questo movimento? Ok, riportate il braccio lungo il fianco, allungate le gambe e riposate. Oggi giornatina così, lavori in corso, spero che voi non li sentiate tanto. E mentre riposate, fate un po' un percorso del vostro corpo, le parti che toccano, le parti che sono sollevate dal corpo. Sentite com'è la vostra postura lì distesi sul pavimento oggi, quando iniziando questa lezione. Come respirate? Allunga le gambe, Enrico. E mentre state pensando al vostro corpo, provate anche veramente a ricordare cosa facevate col resto di voi per muovere il braccio, per andare come a prendere un oggetto dall'altra parte della testa. Cosa facevate? C'era qualche altra, solo qualche altra piccola parte di voi che riusciva ad aiutarvi in questo movimento? Lo facevate piccolo o lo sforzavate da non trattenere il respiro. E Franca, hai il microfono, credo, acceso, se vuoi spegnerlo, che si sente ogni tanto delle interferenze. Ti hai fatto bene a accenderlo perché prima avevo il problema del microfono. Adesso è la prima volta che provo a registrare con due sistemi, vediamo se riesco, ma il problema era nato da quello. Ok, ora ripiegate di nuovo le gambe, mettete i piedi in appoggio, le ginocchia verso il soffitto, le braccia lungo i fianchi con i palmi verso il pavimento e iniziate ad andare con tutto il braccio destro verso i piedi, come se la mano volesse superare il bacino e andare verso i piedi. Poco, io vi consiglio di fare veramente poco perché è una lezione che vi farà bene solo se fate poco. Andate e tornate verso i piedi, piano, piccolo. Sentite cosa vuole fare la testa, cosa fa la scapola. Enrico, piega i piedi, piega le ginocchia, porta i piedi in appoggio. Ok? Fatelo un po' di volte, però cercate di farlo sempre più piccolo in modo che possiate sentire veramente cosa fate voi quando fate questo movimento. Il palmo della mano, Enrico, è piatto sul pavimento e tu con la mano vai giù verso i piedi, giù verso i piedi. Con solo il braccio e la mano destra, è come se tu volessi andare un po' in giù e poi torni su con la spalla e con la mano e senti cosa fa il resto di te.
Daniela, ce la faresti andare più con i piedi verso il mobile, lì con i libri, e venirmi più con la testa verso la telecamera? Perfetto, vai un po' più giù là, eccola. Meglio, sì, così ti vedo un po' di più. Ancora più giù, brava, un po', è perfetto. Adesso fermate questo braccio qua. E cominciate ad andare con la mano sinistra e il braccio sinistro come per andare giù verso i piedi. E poi ritornate a portare la spalla e il braccio nella sua posizione. E iniziate ad osservare. C'è un fianco che si accorcia e un fianco che si allunga per fare questo movimento. Osservate anche cosa vuole fare la testa. Piano, fate una pausa ogni volta che la testa o il braccio ritorna al suo posto e cercate proprio di ripartire come nuovi al movimento, sentendo il torace, le costole, cosa fa il bacino. Ok, e ora fate una volta che allungate la mano destra verso il piede, e quindi tutto il braccio e la spalla destra. Ritornate su con il braccio, la mano e la spalla e andate giù con la mano, il braccio e la spalla sinistra e fate un po' questo e osservate cosa fanno i vostri fianchi, torace, i piedi magari, bacino, piano, fate piccoli, più piccolo lo fate, più è sicuro che noterete qualcosa di interessante. Se lo fate abbastanza piano, da sentire cosa fa anche il vostro respiro, quando è che vi conviene inspirare e quando è che vi conviene espirare. Fermate un attimo questa cosa. Ora provate a non pensare più alla mano, ma a pensare di portare l'anca destra verso la spalla destra, come se la spalla e l'anca destra volessero avvicinarsi tra loro. Quindi chiudete tutto il lato destro e sentirete che il lato sinistro si allunga. Lo chiudete e poi invece lo riaprite, cioè allontanate l'anca e la spalla da voi. E quindi sentite che il lato destro si allunga, ma il sinistro si accorcia. Quindi andate a chiudere il lato destro e poi lo riaprite. Piano Paolo, pianino. Ok. E sentite cosa cambia se voi portate l'attenzione sul fianco, quindi il movimento vi parte dal bacino, a prima che magari il movimento partiva dalla spalla, dal braccio soprattutto, no? Perché il vostro fuoco era muovere il braccio. Invece ora il vostro fuoco è muovere il bacino e dal bacino portare anche la spalla in giù e unire i due movimenti. Fermate anche questo e fate la stessa cosa sul lato sinistro, quindi avvicinate l'anca sinistra alla spalla sinistra e poi allontanate l'anca sinistra dalla spalla sinistra. Piccolo, piano, sentite cosa fanno le scapole. Qual è il piede che vi aiuta a fare questo movimento, che dà potere al bacino? E cosa fate con il respiro? Quando è che vi conviene inspirare? Quando è che vi conviene espirare? E quando volete, iniziate a fare una volta chiudete il lato destro e una volta chiudete il sinistro e sentite come può essere interessante questa cosa qua. Osservate cosa fate con il respiro, fatelo abbastanza lento da fermarvi ogni volta in centro con la testa e col bacino e ripartire e osservare il respiro. Bene, fermate anche questo, allungate un attimo le gambe, riposate. Secondo me aver provato a mettere due cose per registrare finirà che non ne registro neanche una. Speriamo bene. Casomai la Patrizia gliela farò da sola. Bene,
Ok, ora provate a fare la stessa cosa che avete fatto adesso, però con le gambe allungate. Quindi sentirete proprio bene se potete riuscire a far partire il movimento dal bacino e con la spalla che collabora. Quindi anche con le gambe allungate, provate ad allungare la mano destra verso giù, verso i piedi e poi riportare sul braccio. Poco, piano. Sentite che chiudete tutto questo lato e poi allontanate la mano destra e l'anca destra tra loro. Quindi le avvicinate e quindi sentite se qualche volta potete immaginare che state partendo dalla spalla e poi provate invece a partire proprio dall'anca destra, dal bacino e chiudere questa parte di voi che aiuta la spalla a scendere verso i piedi. E quindi provate a fare sia il movimento magari come partendo dalla spalla, sia partendo dal bacino che chiude il lato destro e apre il sinistro. Sentite che dovete fare meno perché non avete più l'aiuto del piede, quindi allontanate e avvicinate. Piccolo, più piccolo lo fate, più sarà bello. Piccolo, sentite il respiro. Quando è che vi conviene inspirare, tirare dentro l'aria e quando è che vi conviene buttarla tutta fuori per facilitare il movimento? Fermate anche questo e iniziate a farlo dall'altra parte, a sinistra. Sentite quanto è più bello se il movimento parte dal bacino invece di tirarvi il collo, di molestare troppo la spalla. Quindi la mano scende verso i piedi e torna in su e così fa il braccio e la spalla, ma anche l'anca sinistra si chiude, va verso la spalla sinistra che va verso di lei e poi scende giù verso i piedi e la spalla si allontana dall'anca. Piccolo, fatelo piccolo, piccolo, pochi centimetri, io ve lo consiglio. E quando volete iniziate a fare che una volta la mano destra scende verso i piedi mentre la sinistra sale come per andare dietro di voi in alto, siete distesi quindi insomma verso di me che vi parlo e poi il contrario, piano, sentite cosa vuole fare la testa, più piano Enrico, con la testa si può muovere ma non così tanto, cerca di farne meno, più piccolo, perché ancora stai facendo cose con la testa che vedrai che dopo capirai che è qualcosa di diverso quello che la testa deve fare. Se tu lo fai più piccolo lo trovi. Sentite lo sterno, le costole. Più piccolo fate, più è probabile che la cassa toracica si ammorbidisca. Sentite che c'è una gamba che scende, l'altra sale. Ok, fermate anche questo, allungate tutto e riposate. Sentite cosa è cambiato dall'inizio della lezione. Se farete sempre più piccolo, porterete a casa molto da questa lezione. Se fate grande, potrebbe molestarvi il collo. Bene, ora tornate con le gambe piegate, portate i piedi in appoggio, riportate il braccio sinistro giù sul pavimento, vicino alla testa, indietro, come abbiamo fatto all'inizio della lezione. Sentite se ora potete concedervi il lusso di non andare chissà dove con la mano, ma sentire che potete rilassare la spalla. Quindi magari andrete meno indietro, però
siete più rilassate. E provate ora, non unire le ginocchia, Anna, ok. E provate ad andare a prendere un oggetto, andare un po' con la mano sinistra e il braccio sinistro verso destra, però provate a farlo più piccolo e a sentire cosa si attiva ora. C'è qualcosa che si attiva mentre voi fate questo movimento per aiutarvi a non fare lo sforzo col collo e le spalle? Qualcosa che sta nel fianco, nel bacino? Qual è il lato che si accorcia, che sale? Qual è il lato che si allunga? Osservate che la vostra testa è ancora molto immobile, ma piano piano muoveremo anche quella. Cambiate braccio, portate giù il sinistro, andate dietro col destro e questa volta andate a sinistra, sempre col dorso della mano sul pavimento. Tutto l'avambraccio rimane sul pavimento, quindi fate poco. Andate verso sinistra come per prendere un oggetto e sentite. Fate proprio il tergicristallo, tornate indietro, andate di nuovo a sinistra e sentite cosa può fare il bacino, i piedi, quali parti di voi possono aiutarvi per non far fare tutto al collo e alle spalle. Allungate le gambe e continuate a fare questo movimento anche con le gambe allungate, quindi non avrete più l'aiuto dei piedi, ma andate a cercare cosa può fare il bacino. Il respiro per aiutarvi ad andare verso sinistra senza sforzare. Potete andare molto verso sinistra se usate mano a mano quello che impareremo. Cambiate braccio, rimanete con le gambe allungate e riprovate ad andare con il braccio sinistro verso destra e sentite come lo fate. Sentite cosa vuole fare la testa, ricordatevi, se la testa sta immobile a guardare il soffitto, ricordatevelo dopo. Fate piccolo, eh? Non è che adesso perché ho detto la testa dovete, aspettate che sia il bacino, il braccio, che siano altre cose che muovono la testa, non che la muovete voi. Ok, ritornate ad allungare le braccia lungo i fianchi, riposate un attimo. Paolo, ce la fai? Ruben, ce la fai andare un pochino di più verso la finestra dove c'è la tenda e metterti un po' più, ecco sì, là così, un po' ancora più giù? Perfetto. Oro. Grazie. Piegate le gambe, portate i piedi in appoggio. Mettete la mano destra che passa per la nuca e va a prendere l'orecchio sinistro. Perfetto. Ok, ora provate a tirare la testa. Guardate, questa mano vi aiuta a portare la testa da un lato, no? Provate a fare, vedete, verso destra, giusto? Fatelo un po' di volte, come se questo gomito, cioè voi aiutatevi con la mano destra che porta la testa verso destra, come se voleste portare il gomito una volta verso i piedi e una volta come per allontanarlo e andare in sul dietro di voi, sempre con tutto il braccio sul pavimento. Anna, non chiudere le ginocchia, se puoi tenerle, vedi che tendenza è, perché hai paura che ti passi il viol, eh? Te l'ha insegnato tua nonna quando eri giovane, tu, se tieni le gambe aperte passa il viol. Però tenendo le gambe così chiude il tuo bacino non può muoversi, è come un po' bloccato. Sì, quindi porta le braccia e andate piano, molto dolci, senza tirarvi, pochissimo, a sentire che, vabbè, la mano vi aiuta a spostare la testa, ma in realtà, dopo un po' di volte che lo fate, provate ad aiutare questo movimento del gomito che scende verso i piedi e sale verso il dietro di voi con l'aiuto del bacino destro, no? Della parte destra del bacino. E anche della sinistra perché c'è un momento in cui si accorcia il bacino, l'anca destra va verso la spalla destra quando il gomito scende verso di voi, verso i piedi e poi sentite che l'anca destra e la spalla destra si allontanano e il gomito sale dietro di voi. Osservate il respiro quando inspirate e quando espirate.
E la testa, Paolo, il naso non va mai verso il pavimento, il naso rimane verso il soffitto, è proprio l'orecchio destro che va verso la spalla destra e poi l'orecchio destro che si allontana. Perfetto. Quindi rimani in un piano orizzontale. Piccolissimo, fatelo piccolissimo. Sentite proprio la bellezza del fianco destro che si chiude quando il gomito scende verso i piedi. E il lato sinistro si apre, quindi le costole si aprono. Poi, quando il gomito sale per andare dietro di voi, tutto il lato destro si apre e il sinistro si chiude. Sentite anche il respiro. Fermate anche questo, riportate il braccio destro lungo il fianco, prendete il sinistro, lo mettete che passa sulla nuca, Enrico, no, sulla nuca, scusa, sulla cima della testa e vai verso e prenditi l'orecchio, Così. sì, destro. Se puoi portare giù un po' di più il gomito e la spalla destra, perfetto. E adesso porti la testa verso sinistra, poco, Enrico, qualche centimetro, non mezzo metro. Quindi il gomito si allontana e si avvicina. Il naso non scende verso il pavimento, il naso rimane, gli occhi rimangono sempre a guardare il soffitto. Aprite gli occhi se avete, per controllare che voi state guardando verso il soffitto. Sentite se questo lato del vostro corpo, il sinistro, è più difficile da chiudere o da aprire, le differenze tra il lato destro e il lato sinistro. Non così tanto, Enrico, molto meno. Piuttosto cerca di tenere il gomito giù sul pavimento, non verso destra, solo verso sinistra adesso. Poco, Enrico, poco, 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 un decimo di quello che fai. Senti che se fate poco, potete sentire molto di più attraverso il piacere cosa state veramente facendo con il respiro. Ok, allungate le gambe. E continuate con lo stesso braccio. Beh, vabbè, ormai che tutti l'hanno tolto il braccio, riposate un attimo, tutti. E con le gambe così allungate, riportate il braccio destro sopra la testa e andate con le dita verso l'orecchio sinistro, tirate la testa per avvicinarla alla spalla destra e sentite se con le gambe allungate siete partiti subito a tirare la testa, a fare tutto il lavoro con la spalla e il collo, invece se potete anche con le gambe allungate, che chiaramente è più complesso, far partire il movimento dall'anca destra che sale verso la spalla quando voi portate giù la spalla verso i piedi. E poi quando allungate, se potete anche in questo caso allungare, allontanare l'anca destra dalla spalla destra, anche la spalla destra si allontana. Più piano, Paolo, piccolo, piccolo. So che gli uomini devono sempre fare prestazioni, ma se potete fare piccolo, sentite la differenza tra quando avevate l'aiuto anche dei piedi. Piccolo, più piccolo, lento, fermatevi ogni volta per sentire cosa fate. Dovreste riuscire a fare un respiro completo, cioè inspirare e espirare, quindi potrete espirare quando andate con il gomito verso i piedi, l'anca destra viene in su e poi inspirare quando tornate indietro o fare il contrario. E potete provare queste due opzioni, magari fatelo di là, cambiate braccio, se no qua vi tirate troppo. Ora è il sinistro che va verso l'orecchio destro, la testa la tirate verso sinistra, l'anca sinistra sale, la spalla sinistra scende e guardate se qui vi conviene buttare fuori l'aria quando chiudete tutto il lato sinistro o vi conviene inspirare. Vedi Anna perché è impossibile rispondere, perché il Feldenkrais è fatto solo di domande, quindi la persona può solo rispondere a se stessa perché se no. Bene.
Osservate ancora un po' il respiro, cercando di diminuire sempre di più lo sforzo. È l'attenzione che voi fate a quello che fate che vi farà aiutare a cambiare gli schemi motori, a rendervi più consapevoli di come vi muovete, non lo sforzo che fate, non la quantità di spazio che ottenete. Ok, allungate tutto e questa volta sì, riposate. E osservate cosa cambia nel vostro corpo mano a mano che. Enrico e Anna, tirate un po' sul materasso perché adesso devo farvi allargare un po' le gambe, quindi venite più verso di me, portate sul materasso perché così posso farvi allargare un po' di più le gambe. Venite proprio qua vicino a me. Sì, perfetto. Così. Importante che abbia testa e bacino là, per il resto va bene così. Perfetto. Poi che mi giri dalla No, 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 schiena. no, va benissimo così. È bellissima. Allora, adesso rifacciamo di nuovo una volta quella prova che abbiamo fatto all'inizio, no? Quindi adesso siete molto più presenti, potete farlo più piano, quindi riportate il braccio destro a fianco della testa, lì a destra, e andate a provare a prendere un oggetto a sinistra, quindi sì, passate come un cerchio sopra la testa, con il palmo della mano sul pavimento, il gomito anche se possibile, però se si stacca un po' va bene. E sentite se quando. No, portate, scusate, i piedi in appoggio e le ginocchia, proviamo prima la parte più facile, quindi piedi in appoggio, Paolo, ginocchia verso il soffitto, così senti meglio e. Partiamo dal facile, vai verso sinistra con il braccio destro e senti se ora c'è qualcosa che puoi fare. Attento, fallo piccolo perché così vedrai che senti meglio quale dei due fianchi può chiudersi e quale si apre per aiutarti a fare questo movimento. Andate e tornate. Cambiate braccio. Portate giù il destro, fate col sinistro verso destra, abbastanza piccolo da capire cosa vuole fare la testa, cosa fate con il respiro, quale piede, se puoi tenerlo morbido, ah, rilassa tutto, vai così proprio in tondo quasi. Abbiamo la tendenza quando facciamo ginnastica a tenere tutto in tensione, no? Perché così funziona lo yoga, il pilates, ma qua più morbido sei, meglio funziona. Come in un cerchio. Allungate le gambe e lo stesso braccio prova ad andare ancora verso destra, però questa volta non abbiamo l'aiuto dei piedi, dobbiamo fare. Poi cambiate braccio ancora e fatelo 2 o 3 volte per veramente riconoscere qual è il braccio, qual è la spalla, qual è il bacino che si incurva di più, che vi dà la possibilità. Sentite se potete far partire un po' questo movimento dal lavoro del centro di voi, dove ci sono i muscoli più grandi e non dalla spalla, dal collo. Ok, tornate a riposare, allungate tutto, fate un bel riposo pensando a cosa facevate all'inizio della lezione e cosa state facendo adesso per fare questo movimento. A come vi sentite lì sul busto? Sapete che la cassa toracica è il nostro punto debole, no? Infatti è una gabbia e questa gabbia spesso è molto bloccata, ma ci sono delle possibilità di muovere questa parte.
Madonna, sta arrivando il professore qua. Sentite come respirate. Riportiamo i piedi in appoggio, le ginocchia verso il soffitto. Portiamo di nuovo il braccio destro e il braccio sinistro per andare come dietro la testa, al lato della testa, un po' arrotondato come per andare a prendere un oggetto, il dorso della mano sul pavimento. E con la mano destra andiamo a prendere il polso o le dita, quello che riuscite, della mano sinistra. Quindi la mano destra prende la mano sinistra. Trovate un modo comodo. E ora, quando, se è possibile, far partire il movimento dal bacino, osservate se invece lo fate partire dalla spalla, iniziate ad andare con il braccio sinistro verso destra e vi aiutate con la mano destra che tira il braccio sinistro poco. Sentite proprio che il gomito destro scende verso l'anca destra, che viene verso la spalla destra. Sentite questa possibilità di ritornare col gomito che scende, destro, e sentite questo piccolo aiuto della mano destra, della spalla destra, dell'anca destra che vi aiuta a portare il braccio sinistro verso sinistra, verso destra. Sentite se potete farlo così piccolo da permettere al lato sinistro di allungarsi. Osservate quale piede vi aiuta a fare questo movimento e fatelo abbastanza piccolo da fermarvi ogni volta in centro e aspettare di vedere se preferite buttare fuori l'aria quando chiudete tutto il lato destro o inspirare. Io vi consiglierei quasi quasi di buttarla fuori. E quando tornate in centro, ripartite ogni volta osservando l'orecchio destro che va verso la spalla destra, il naso che rimane verso il soffitto e tutto si chiude da quella parte, i flessori fanno il loro lavoro e poi tutto si apre e gli estensori, i muscoli estensori fanno il loro bel lavoro. Piccolo. Cercate di godere. Se voi godete, sentite piacere, vi farà bene. Se voi tirate, non fa bene. Può essere pochi centimetri. Chi vuole può provare anche a immaginarlo, che è ancora più bello. Immaginate di farlo. Così potete proprio pensarlo bene e diventa un'azione molto consapevole. Cambiate braccio. Ora sarà il braccio sinistro che prende il polso o le dita della mano destra. E naturalmente il braccio destro andrà verso sinistra e iniziate piano sentendo se potete riconoscere la differenza, si chiude meno bene o meglio il lato sinistro rispetto al destro, la testa ruota con l'orecchio sinistro verso la spalla sinistra più facilmente da questo lato o dall'altro. Questo tipo di osservazione vi serve per imparare a fare attenzione a come fate quello che fate. Piccolo, mi fa molto piacere Anna, che per essere la tua prima lezione sei partita a 90 all'ora, ma stai veramente capendo la magia del Feldenkrais nell'essere lenti e fare pochi centimetri. Sentite bene cosa vi muove le spalle. Vi muovono le spalle e il bacino, la sinistra che tira vi dà solo un aiuto ed è un aiuto per collegare il bacino con la spalla, con le costole, senza molestare il collo. È per unirvi, non per tirarvi. E tornate in centro. E anche quando tornate in centro, sentite che potete, basta allontanare l'anca sinistra.
E subito si torna in centro senza dover sforzare le spalle e il collo. Fate partire questo movimento dai piedi. C'è un piede che spinge, che vi aiuta di più. E abbiamo fatto con voi il 3-9, rifaremo l'orologio pelvico prima o poi. Ok, poi allungate tutto. Riposiamo un attimo. Sentite se le vostre scapole, spalle, se la cassa toracica è diventata più leggera, è più. Ci avete portato anche un po' di presenza, sentite che c'è. E dentro in questa cassa c'è il miracolo dei polmoni, c'è il miracolo proprio della vita, c'è il cuore, ci sono tutte le parti importanti, no? Della respirazione, della trasmissione dei liquidi. E quindi è importante che sia mobile. Bene, in questa posizione riportate il braccio sinistro a fianco alla testa sinistra, con la mano destra riprendete il polso sinistro e in questa posizione con le gambe così, però questa volta le allargate un po' di più, le allargate abbastanza, quasi 1 metro, insomma, belle belle larghe. E in questa posizione provate con l'aiuto della mano destra, quindi non avrete più i piedi, però avete almeno l'aiuto della mano destra, a far partire il movimento dall'anca sinistra che viene verso la spalla sinistra e poi si allontana e portate la mano verso destra, il braccio verso destra e sentite che c'è un bel lavoro anche con le gambe così, lo sentite molto bene, no? Fatelo 4-5 volte, poi provate a richiudere un po' le gambe, sentite comunque la differenza, che è interessante, e trovate la distanza, fate varie prove finché trovate la distanza che per voi è veramente ottimale per farvi sentire bene il movimento, che magari può essere che sia la distanza delle vostre spalle o dei vostri fianchi, andate cercando questa distanza. Cambiate braccio, così lo provate anche dall'altra parte. Di ora sale il destro ed è la mano sinistra che prende il braccio destro e lo porta verso sinistra. E cercate proprio il posto giusto per voi, per le gambe anche. Poi allungate le braccia, riposatele, portate lungo il fianco, sentite cosa è cambiato e soprattutto se per caso è cambiata anche la posizione delle vostre gambe, ora vi piace di più, siete meno preoccupati per il diavolo. Anna, hai superato una cosa. Bellissimo, stai comoda, no? Bien. Quando ci riposiamo possiamo anche, insomma, delle volte penso che la ragione per cui molte donne anche di 60-70 anni devono rifare le anche perché ce l'hanno problematiche è perché hanno passato molta vita sedute con le gambe strette, gambe accavallate, in bicicletta con le gambe strette perché erano le gonne. E gli uomini invece possono permettersi di sedersi, no? Gli uomini con le gambe larghe, con sempre il bacino bello comodo, invece le donne sempre lì. O bloccate con le gambe chiuse, allora almeno nel Feldenkrais è permesso stare così. Ok, rifacciamo un attimo per l'ultima volta la prova con le gambe allungate, prima con le gambe piegate, ginocchi verso il soffitto, portiamo il braccio destro,
sinistro indietro a fianco della testa, arrotondato con il palmo sul pavimento, gomito rilassato. E prima di fare il movimento di andare con tutto il braccio e la mano sinistra verso destra, vi chiedo in questa posizione di pensare, di immaginare di farlo e di pensare a quale sarà la prima cosa che voi farete per facilitare questo andare a prendere un oggetto lì a destra. Pensatelo, pensate cosa farete con il respiro. Prima lo pensate, lo immaginate. E poi andate a farlo, anche ascoltando quello che fa la testa e tutto quanto. Ok? Quindi prendetevi tutto il tempo di pensarlo, immaginarlo e poi fatelo. E ritornate naturalmente sempre al punto di partenza e rendetelo piacevole. Rendetelo buono per i fianchi, buono per il bacino, buono per il respiro, buono per le costole, per lo sterno, per le clavicole. Rendetelo proprio morbido. Sentite anche il radicamento dei piedi, qual è il piede che vi aiuta a portare l'anca sinistra verso la spalla sinistra? E allungate le gambe e continuate a provare con le gambe allungate. Vedete se ora è più facile anche con le gambe allungate, sempre con lo stesso braccio andando sempre verso destra. No, senza tenere, Anna, così. Come abbiamo fatto all'inizio della lezione. Semplicemente vai, senti quale piede puoi premere per aiutare l'anca sinistra a salire e aiutarti in questo movimento e renderlo piacevole. Quando inspirate, quando espirate. Bene, ripiegate le gambe, portate giù il braccio sinistro, portate a fianco della testa a destra il braccio destro, palmo sul pavimento, gomito rilassato. E prima di farlo anche di qua, pensate cosa c'è di diverso in questo lato, cosa farete come prima cosa e immaginatelo e poi quando volete lo fate. Senti bene Paolo, fallo più piccolo, senti che quando vai verso sinistra c'è l'anca destra che viene verso di te, tutto quel lato destro là si accorcia e tu riesci attraverso questo aiuto a spostare il braccio senza che ti costi tanta fatica. E non muovete la testa se non è la spalla e la scapola e la cassa toracica che ve la muove. Permettete al piede e ai fianchi e al respiro di aiutarvi a fare le cose con le braccia, perché così diventate più potenti. Allungate le gambe e continuate a provare sempre su questo lato, però con le gambe allungate, sempre su questo lato. Ok. Piccolo, fatelo piccolo, non vi preoccupate di quanto dove andate. Se andate molto bene, vuol dire che è aumentato, però è il piacere il primo criterio. Respiro, osservate il respiro ogni volta. E poi sì, allungate tutto e questo è l'ultimo riposo, quindi vi lascio fare un bel riposo lungo e sentite tutti i cambiamenti rispetto all'inizio della lezione. Sentite soprattutto il respiro, se avete fatto movimenti molto piccoli, vi siete concessi piacere, la vostra cassa toracica, che è stata alleggerita nel lavoro, le vostre spalle, il vostro collo, avete fatto lavorare i fianchi e
il bacino, i grandi muscoli dei glutei, gli addominali, insomma, avete fatto lavorare le vertebre, quelle belle grandi, no? Le lombari, e soprattutto avete ammorbidito tutto e quindi dovreste sentire leggerezza. Poi lo vedremo da seduti e in piedi. E con i vostri tempi, quando volete, mi raccomando, piegate le ginocchia, portate i piedi in appoggio, andate su un lato e venite seduti e state un po' seduti un attimo, a sentire com'è il vostro star seduti oggi. Prendetevi il tempo, eh. Chi vuole può continuare a star disteso ancora un po'. Io lo faccio perché avete respirato molto e così da seduti. Quando verrete in piedi, poi non potete andare un po' sul fianco. Se state a gambe incrociate, sentite la differenza rispetto al vostro stare a gambe incrociate. Normalmente i fianchi dovrebbero essere un po' più sciolti e quindi magari avrete facilità a stare a gambe incrociate rispetto all'abituale. Perfetto. Quando vi sentite pronti, con i vostri tempi, vi alzate in piedi con la rotazione possibilmente e andate prima a sentire come state in piedi. Piedi. Che bella che sei tutta. Venite in piedi e sentite come state in piedi, com'è il vostro radicamento ora sui piedi. Sentite la forza, se avete usato i piedi anche per spostare le anche in su e in giù, dovreste sentire un piede che ha lavorato, che ha fatto partire potenza da lì. Fate anche qualche passo, puoi andare anche sino in camera, così a vedere se qualcosa è cambiato anche nel vostro modo di camminare. Puoi guardarti nello specchio, se avete degli specchi per vedere se la vostra postura è cambiata. È una lezione bellissima sull'ammorbidire la cassa toracica e quindi soprattutto se aveste scale, io qua non ne ho, ma le scale aiutano a sentire che si diventa più leggeri. Che bel petto in fuori, Franco e Paolo, wow, cioè, sembri Schwarzenegger adesso, mi piace questa cosa. Ti vedo col torace molto bello aperto, una bella, lo vedo io, quindi immagino che tu abbia una bella sensazione. E quando volete, con calma, però pensando prima di farlo, quindi pensate a quello che fate, andate a provare prima con una mano un po' di volte e poi l'altra gli stessi oggetti che avete toccato a inizio lezione in alto. Però pensate prima di farlo, sentite qual è il piede che deve stare in appoggio sul pavimento, quale anca si solleva, quella della mano che va a bravo Paolo, che soddisfazione, benissimo. Sentite proprio qual è il lato che si accorcia, che vi aiuta ad andare a prendere le cose con più piacere. E qual è il lato che si allunga? Fate varie prove. Lavoreremo ancora su questa cosa qua, quindi intanto andate a vedere cosa è successo. Sentite qual è l'anca che si solleva quando voi sollevate il braccio, no? Bella, Franca. Senti che meraviglia, no? Cioè si sente proprio che c'è un piede che porta tutto il peso e tutto il resto e allunga tutto il lato e c'è l'altro che si accorcia. Quando volete accendete i microfoni che così vi sento com'è andata. Voi due venite qua che così vi vedono. Vieni qua seduta qua e seduto qua che così li vedete anche voi.